Salve a tutti amici, abbiamo oggi un ospite speciale. Lascio subito la parola al nostro ospite. Buonasera a tutti, grazie Emiliano, grazie a chi ci ascolta e che è interessato a questo campo di fenomeni, comunque di sì, fenomenologia specifica nel controllo mentale, nelle manipolazioni che oramai penso che stanno sotto gli occhi di tutti, ma che molto probabilmente chi ci comanda, le istituzioni, fa finta di niente. Io mi chiamo Giuseppe Quarta, sono un ispettore di polizia. Il mio ramo lavorativo è diverso da quello per il quale noi stiamo affrontando questo argomento, però sicuramente ho esperienza in polizia da 27 anni e posso ben dire che molte cose, ecco, durante l'arco della mia attività lavorativa non mi sono quadrate, non mi sono rimaste inspiegate, comunque, inspiegabili. Perché c'è una sorta di volontà superiore, chiamiamola entità, chiamiamole istituzioni, chiamiamoli massonerie, chiamiamoli organismi deviati militari, che comunque continuano o comunque hanno iniziato già, penso, 50-60 anni fa, sicuramente anche dopo il dopoguerra, con gli esperimenti che facevano anche in Germania. E come i progetti che conosciamo, MK Ultra e Monarch, che continuano comunque a utilizzare e a sperimentare a tutti noi, alla popolazione inerme, logicamente, alla popolazione che non si rende conto, perché sono fenomeni, sono situazioni che portano a dei sintomi sia fisici che mentali, che le persone distratte, che non ci fanno caso, possono ricondurre a normali patologie comuni che tutti hanno, che dopo vanno all'ospedale, vanno dal medico a farsi curare. Ma in realtà la casistica sicuramente è talmente ampia e vasta e distribuita su tutta la popolazione che secondo me non è un caso, ecco. È vero, noi abbiamo riscontrato su molte testimonianze di varie vittime del controllo mentale che tutti denunciano le stesse identiche patologie oppure effettuano degli esposti in questura, in commissariato, in caserme e non vengono creduti. Tante di queste persone dicono: ma noi come possiamo fare? Cioè, chi in realtà ci dovrebbe difendere? Se le forze dell'ordine, carabinieri, polizia, non accettano queste denunce e ci ritengono malati di mente oppure ci fanno fare il TSO, da chi dobbiamo andare? Questa è una bella domanda, nel senso che gli organi che dovrebbero sicuramente tutelare i cittadini, siamo noi forze dell'ordine, le istituzioni, quelli che sono previsti dalla Costituzione e dalle leggi che regolano la vita sociale nello Stato, va sicuramente sensibilizzata questa parte di organizzazione, quelli che sono le forze dell'ordine, su questo fenomeno. Perché l'azione che viene comunque intrapresa per spiegare queste cose, o quantomeno per prendere in considerazione le denunce delle persone, sono spesso, al di là di quello che hai appena detto, che magari possono essere presi per matti o perché vaneggiano o perché non vengono considerate queste denunce, di fatto non c'è un qualcosa di superiore, nel senso di organismo, di commissione, di magistratura specializzata in queste cose o specializzato quantomeno che si interessi a portare avanti questo discorso, perché molto probabilmente a livello superiore, questo posso pure non solo ipotizzarlo, ma ho avuto anche qualche riscontro, e tendono a archiviare, a cancellare queste denunce, a non renderle né pubbliche né quantomeno oggetto di vera e propria indagine, perché le alte cariche istituzionali molto probabilmente sanno e cercano sempre comunque di nascondere quello che è il vero progetto o comunque le vere azioni che vogliono fare nell'ambiente militare, negli ambienti massoneria deviata e quant'altro, ecco.
Ti volevo chiedere un'altra cosa, ma ultimamente si è parlato sul web di anomali suicidi delle forze dell'ordine e delle forze armate. Potrebbe essere, ma questo dico per ipotesi, che potrebbero aver utilizzato tecnologie di manipolazione mentale? Questo non lo escludo. È vero che nel nostro ambito sicuramente i fattori, gli stessi fattori che comunque condizionano la vita sociale e economica dei cittadini normali influenza anche noi e le nostre famiglie. Quindi, io so di colleghi che si sono suicidati perché erano in crisi economica, familiare, quindi ci stanno anche i fattori esterni che possono aver indotto le persone a uno stato depressivo. Sicuramente una componente che può portare la persona a pensare al suicidio come modo per liberarsi da un'agonia o da uno stato depressivo è sicuramente, non dico condizionato al 100%, ma sicuramente una forte componente è data da queste manipolazioni, secondo me, perché questo lo dico con cognizione di causa, nel senso che io mi sono reso conto che in alcuni frangenti, in alcune situazioni, sia nel mio ambiente lavorativo che anche durante le manifestazioni, succede che le persone cambino in modo repentino il loro stato d'animo, passano da una situazione di calma apparente a una situazione di agitazione e di forte contestazione violenta. Questa non può essere solamente un'espressione edipica o sociale, diciamo di dissenso da parte di alcuni cittadini o di un gruppo di cittadini che in quel frangente stanno manifestando per una qualunque cosa. Sicuramente, ecco, l'azione che viene esterna, che viene da queste onde, da queste manipolazioni fatte a livello strumentale, sicuramente incidono anche su quello che è l'aspetto psicologico di noi operatori della sicurezza, che comunque facciamo, oltre che un lavoro che ci porta parecchia tensione e responsabilità, anche a dover subire delle pressioni. Ecco. L'altra volta mi stavi raccontando che erano successe delle anomalie all'interno dei posti dove tu lavori e mi avevi detto anche che una persona una volta era venuta a fare un documento e parlava proprio di queste cose, del controllo mentale. Sì, esatto. Allora, adesso rispondo in due fasi. Il primo racconto è questo, ecco, che è successo già qualche volta che nell'ufficio in cui lavoro, tutti quanti, adesso perché io non mi sono appuntato i giorni e gli orari specifici, però sicuramente abbiamo tutti manifestato lo stesso sintomo, che poteva essere o mal di testa o stato confusionale, ma tutti comunque parlavano nel mentre del lavoro, durante le ore di lavoro, tutti comunque nelle pause caffè o quant'altro durante ecco, l'orario lavorativo, dicevano comunque, riferivano di questa cosa, di questo stato confusionale o di questo mal di testa, e veniva confermato da chi gli stava intorno, tutti quanti in pratica. Quindi non, secondo me anche questo non era un caso, che tutti nello stesso momento, nella stessa giornata, manifestassero lo stesso sintomo. Quindi non è una coincidenza, secondo me c'è qualcosa comunque che va a disturbare quello che è il campo elettromagnetico, magnetico anche personale delle persone, degli esseri umani. Certo, perché il corpo è proprio un'antenna, assorbe Esatto. tutte le frequenze, tutte le radiazioni elettromagnetiche e destabilizza le frequenze fisiologiche attraverso lo stato della radiazione che passa attraverso il corpo. Poi mettiamoci pure in campo che noi siamo tutti, per la maggior parte, fatti di acqua, quindi È vero. di conseguenza, no, la trasmissione è uguale per tutti, quindi non è che ci troviamo a essere differenti, siamo tutti uguali e tutti agiamo allo stesso modo su una stessa frequenza. L'altro caso invece che mi è capitato è di un ragazzo romeno che è in Italia da parecchi anni e sono già, adesso posso pure sbagliare di qualche mese, dovrebbero essere quasi 7-8 anni che lui
Io gli ho accennato di questa cosa, di questi progetti, il progetto Monarch e quant'altro, ma lui è un po' scettico, anche perché magari lui è anche a livello di cultura è un pochettino basso. Però lui ha manifestato, ma l'ha scritto pure, ha fatto degli scritti, ogni tanto me li portava, una volta a settimana, ti parlo di 4-5 anni fa, una volta a settimana mi portava pagine e pagine di relazioni dove lui spiegava ora per ora, minuto per minuto, quello che gli succedeva durante la giornata. Questo è molto interessante. Sì, e lui passava da stati di... lui ha detto che quando lui era in Romania era un ragazzo sanissimo, non c'era nessun problema. Lui sospettava che però quando era lì in Romania, quando era piccolo, la madre lo vendesse a qualche struttura sanitaria, a qualche medico, perché dice ogni tanto andava all'ospedale, gli facevano dei prelievi, degli esami, senza nessun motivo apparente. Non è che dice io ero sano, non ero malato, non è che dovevo andare a fare il vaccino o chissà quale esame diagnostico. E lui pensa che in quell'età di quando era piccolo, quindi quando era all'elementare, alle medie, facessero degli esperimenti su di lui. Questo è il suo pensiero, logicamente. E invece, negli anni in cui è stato qui in Italia, lui è passato da stati di sonnambulismo, di paralisi, di privazione della parola, di blocco del bulbo oculare, quindi rimaneva fisso con gli occhi. Ma lui si sentiva quasi come se fosse controllato come una marionetta. Quindi, in questo stato, non riusciva né a mangiare né a bere. Altre volte pensava addirittura che gli mettessero delle cose nel cibo, ma in realtà lui il cibo lo raccoglieva lì dall'orto che coltivava lui stesso nel paesino dove stava. Però ecco, aveva tutte queste sintomatologie e lui ha denunciato questa cosa alla procura, ma non è stata accolta, non ha avuto risposta, ecco, di questa denuncia. Lui la denuncia l'ha fatta dettagliata, ha fatto relazioni su relazioni. Ha avuto anche dei riscontri da parte delle forze, nel senso dei carabinieri della zona che intervenivano su sua chiamata, e quando andavano poi a essere sentiti dal magistrato, cambiavano versione. Quindi lui si è trovato addirittura a denunciare i carabinieri e il giudice che aveva in mano la denuncia che lui aveva depositato. E lui ancora ogni tanto si vede davanti alla procura con dei cartelli attaccati addosso, con scritto: controllato, sono manipolato, mi stanno facendo questo, mi sta facendo quell'altro. Sta denunciando in modo abbastanza, ecco, ineguagabile, ecco. Te stai dicendo una cosa che praticamente mi fa rivedere le 60-70 testimonianze e che tutti dicono le stesse identiche cose, che molte di queste persone hanno patologie troppo anomale, ma tutte uguali identiche tra di loro, e sembra come se è un programma di attacco e di manipolazione, perché loro devono destabilizzare la persona, far perdere la credibilità della persona stessa. In modo che se viene attaccata non ci crede più nessuno, perché dicono questo è un pazzo, un malato di mente, uno schizofrenico. Cioè, se succede a un civile, il civile viene considerato pazzo, ma se succede a un militare questa cosa, che magari paga un mutuo, che magari ha una famiglia, che si sta creando una vita, ma cioè, che cosa succede? Lo interdicono dai posti di lavoro, gli levano il porto d'armi, gli levano la pistola. Io non escludo neanche che adesso non nei casi specifici, però sicuramente alcuni colleghi che si sono suicidati, magari anche, sì, anche nell'ambito carabinieri perché sono militari, molto probabilmente forse loro, perché i carabinieri sono molto più a compartimenti stagni, loro i panni sporchi se li lavano tranquillamente dentro a casa loro rispetto a noi polizia che siamo civili rispetto a loro. Sicuramente può esserci stato qualche episodio di loro denuncia di questi fenomeni e sono stati fatti passare per matti oppure hanno nascosto la vera situazione psicologica della persona e la persona si è trovata in quella situazione spiazzata con le spalle al muro, cioè senza nessuno che le potesse ascoltare. Magari erano confessioni che hanno fatto i loro superiori che magari manco in famiglia sapevano. E dopo sono giunti all'atto estremo.
Sì, perché si sentivano attaccati, manipolati, non potevano dire niente in famiglia, non potevano dire niente ai loro colleghi, ai loro superiori, perché sarebbero stati presi come pazzi e schizofrenici. Quella è l'unica cosa che hanno pensato, dice: mi suicido, almeno magari posso prendere una causa di servizio, oppure posso dare una pensione a mia moglie di reversibilità. Certo. Piuttosto che magari essere preso per pazzo e essere rinchiuso da qualche parte. Ecco, quello è.